Salve ragazzi e benvenuti su CookingSide. Questa è una nuova video ricetta. Oggi parliamo del sushi, uno dei cibi più amati dagli italiani. Faremo una versione del sushi molto semplice, molto economica, per chi di voi non vuole spendere molto. Sarà un roll classico, molto simile a un California roll con pochissime piccole varianti, quasi impercettibili. Ha dei gusti molto semplici, molto apprezzati da tutti, quindi spero che questa ricetta vi piaccia. Fatemi sapere nei commenti e iniziamo! Per questa ricetta avremo bisogno di riso, circa una tazza e mezza, e acqua circa una tazza e mezza. L'importante è che abbiate lo stesso volume di riso, lo stesso volume di acqua. Potete regolarvi voi. Qui sto usando circa 250 grammi di riso. Utilizzate un riso con grani molto piccoli, molto vicino alla varietà giapponica. Potete utilizzare come tipologia di riso un riso Roma, un riso originario, quindi risi con un'altissima concentrazione di amido. Non è importante che prendete tipologie di riso apposite che hanno un costo molto più elevato di risi italiani altrettanto buoni. Surimi, ovvero finta polpa di granchio. Il surimi si ottiene mescolando polpa di pesce e degli amidi per dargli una consistenza molto simile alla carne di pesce. È un alimento molto economico per quanto versatile. Viene utilizzato spesso nella cucina coreana, giapponese o anche cinese in alcuni casi. Provatelo. Avocado. Mi raccomando, non scegliete avocati verdi, scegliete solamente avocati maturi, ovvero tendenti al marrone o marrone scuro. Tastateli, sentite se la polpa è morbida o fin troppo ferma, dura. Non sceglieteli in quel caso, saranno legnosi e poco piacevoli. Ricordo a tutti che l'avocado non ha un sapore ben preciso, ma è essenziale per questo tipo di ricetta perché ha una consistenza decisamente burrosa e aiuterà a legare meglio il tutto. Sesamo, mi raccomando, utilizzate sesamo tostato, non il semplice sesamo. È indifferente la varietà che sceglierete, bianco o nero vanno bene entrambi. Alga nori, scegliete dell'alga nori tostata, esiste anche la versione non tostata che ovviamente non andrà bene. Generalmente in commercio trovate semplicemente quella utile per il sushi, già tagliata in fogli. Prendete la marca che preferite, non è importante. Per il condimento del riso utilizziamo dell'aceto, del semplice zucchero, circa 2 cucchiaini e mezzo da caffè, sale, circa un cucchiaino da caffè, e infine glutammato monosodico. Questo è un condimento che viene utilizzato soprattutto in paesi come la Cina, il Giappone o la Corea. È un condimento molto utile e va utilizzato con parsimonia alla stregua del sale da cucina, circa mezzo cucchiaino da caffè. Iniziate mettendo a bollire il riso con l'acqua. Partendo da freddi, lasciate che l'acqua con il riso bolla. Successivamente abbassate la fiamma del vostro fornello al minimo e portatelo a cottura. Ci vorranno circa 15-18 minuti massimo. È importante cuocerlo così poiché il riso assorbirà l'acqua necessaria venendo cotto quasi a vapore. È normale che con questo metodo troverete un po' di riso attaccato sul fondo. Mi raccomando, non trascinatelo nella vostra preparazione, poiché generalmente tenderà a essere molto tostato o addirittura bruciato. In questo modo terrete tutto l'amido necessario per la ricetta all'interno del vostro riso. È molto importante. Una volta che il vostro riso arriverà a cottura, trasferitelo in una boule e fatelo raffreddare più in fretta possibile, ventolandolo con un ventaglio o addirittura mettendolo in abbattitore o in frigorifero. Mi raccomando che sia un passaggio veloce e che il vostro riso non stracuocia. Nel frattempo preparate il condimento del riso. Vi basterà prendere il vostro aceto, scaldarlo leggermente in microonde e aggiungere zucchero, sale e glutammato. Questo farà sì che la solubilità degli ingredienti che andremo a inserire nell'aceto sia aumentata e si scioglieranno più velocemente. Versate il vostro condimento sul riso e lasciatelo completamente assorbire e raffreddare. Preparate il vostro foglio di alga nori su una tovaglietta in bambù come questa, precedentemente rivestita di pellicola trasparente. Questo aiuterà ad avvolgere il vostro roll
e a non far attaccare eventuale riso o alga bagnati. Mettete il vostro riso freddo o leggermente tiepido sull'alga. Mi raccomando, utilizzate il lato ruvido dell'alga, lasciate quello lucido fuori per un aspetto più gradevole. Tendetelo con parsimonia, avendo cura di non riempire tutto il foglio, lasciando uno spazio vuoto. Disponete il riso in modo omogeneo. Successivamente condite con i semi di sesamo, adagiate sopra il vostro surimi, tagliate al momento l'avocado perché questo annerirà molto velocemente, non è piacevole al taglio vedere fette di avocado ossidate. Mettete sopra il vostro avocado. Bagnate leggermente il bordo dell'alga se necessario e avvolgete. Badate bene di avere un rotolo ben stretto e compatto. Prendiamo il rotolo, disponiamolo su un piatto e lasciamo che raffreddi completamente in frigo. Questo gli darà modo di compattarsi ulteriormente e avremo molte meno possibilità che si dispi al taglio. Il rotolo è completamente freddo, ora procediamo al taglio. Utilizziamo un coltello alla maliscia molto affilato. Bagniamo con un po' d'acqua per facilitare il taglio, facendo sì che il riso non si attacchi. Otterremo così fette precise e omogenee. Bene ragazzi, abbiamo visto come ottenere delle bellissime fette di sushi, omogenee e precise. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, potete condirle come meglio preferite. Io di solito utilizzo una salsa con della maionese, della salsa di soia e un pochettino di wasabi, perché no? Ci rivediamo qui da Andrea a CookingSide per una prossima ricetta. Ciao!